Con Angelo D'Agostino del punto di contatto nazionale APRE, oggi ospite dell'incontro di Europe Direct Salento qui all'interno della Fiera dell'Innovazione. Un incontro dedicato al futuro delle Marie Curie. Diciamo innanzitutto di che cosa si tratta. L'intervento di oggi verterà sulle nuove azioni Marie Skłodowska-Curie. Sono delle azioni all'interno del nuovo programma quadro, il programma della Commissione Europea che supporterà e finanzierà la ricerca e l'innovazione, chiamato Horizon 2020. Tale programma verrà adottato a dicembre e troviamo dentro questo programma le azioni Marie Skłodowska-Curie. Sono delle azioni, dei bandi che supporteranno la mobilità e la formazione dei ricercatori. I destinatari sono appunto i ricercatori, ma anche quindi le università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, enti che operano nel settore della ricerca e l'innovazione. E sono diversi gli obiettivi, sia la formazione dei giovani ricercatori, sia consolidare la dimensione internazionale, quindi anche supportare la mobilità nei rapporti intersettoriali e internazionali con le realtà italiane e non. Oggi il focus è organizzato per rendere manifeste le borse, le iniziative riguardo le borse Marie Curie. Le borse Marie Curie sono uno degli strumenti utilizzabili per la mobilità dei ricercatori e quindi dare l'opportunità a tutti i ricercatori di conoscere quali sono le modalità operative all'interno dell'Unione Europea e permettergli di muoversi sempre nel loro ambito di ricerca. Quindi un'opportunità sicuramente importante da conoscere e soprattutto anche nell'ottica dell'evoluzione in ambito Horizon 2020. E quindi il momento è molto importante, questo è il primo dei due focus che terremo in questi giorni alla Fiera dell'Innovazione. Domani si parlerà sempre di mobilità, però orientata più agli imprenditori. Oggi è molto importante l'evento perché riguarda la ricerca, quindi siamo nella sede della Fiera dell'Innovazione, la ricerca è l'elemento fondamentale e i ricercatori devono conoscere quali sono gli strumenti a loro disposizione. Possibilità di fare ricerca all'estero, rimanendo qua in Italia, ma venendo a contatto con delle realtà che in altro modo difficilmente si potrebbero conoscere.